Buongiorno, benvenuti e bentornati sul canale Spesa. So che vi piace tantissimo guardare che cosa compro e quindi questo è un video che ciclicamente, tutte le volte che faccio la spesa, svuoto i sacchetti insieme a voi ed è un video tra i più visti. Forse perché chiacchiero di cibo e il cibo piace a tutti. È una delle cose della vita che piace a tutti. Adesso, ok che durante il Covid ho fatto giusto una spesa da 70 euro online di cose proprio di quelle un po' fresche così da mangiare al volo perché non avevo tanta voglia di cucinare eccetera, insomma ho preso le robe online al Carrefour dell'ultimo svuota la spesa, l'avete visto? Ma io non ho mai speso 150 euro di spesa insieme. Di solito quando esagero arrivo a 100, oggi 150. Mi viene da dire che forse è tutto tantissimamente aumentato. Svuotiamo i sacchetti, sigla Tamarra e quindi andiamo a vedere che cosa ho preso. Primo sacchetto, ma quanto è Tamarra la sigla dello svuota la spesa. Sono molto orgogliona della sigla. L'ho fatta io ovviamente ed è super Tamarra perché mi piaceva questo mood un po' tamarro. Inizio da un sacchetto random, lo sapete, cerco di sistemare i sacchetti secondo una logica di tipo i freschi li metto coi freschi, la frutta con la frutta eccetera, poi ci sono i mix. E iniziamo col deodorante, c'era un'offerta al Nivea Dry Fresh, 72 ore. Ora, a noi sta bene che ci sia, che ci venga garantita una tale freschezza d'ascella, però io vorrei sperare che tipo minimo ogni 8 ore, ma proprio esagero, ci si lavi l'ascella, proprio con abbondante acqua e sapone, quindi acqua tiepida e abbondante sapone. 72 ore ragazzi, cioè Chernobyl sotto quelle ascelle, no, non fidiamoci, quindi grazie Nivea, però passerei al lavaggio dopo 8 ore. Poi questo lo volevo prendere perché una volta sono andata a casa di una persona che aveva il Bref Power Active, ho detto lo voglio anch'io, queste le cose da notare nelle case altrui, niente, comunque Bref Power Active ho visto che ce l'avevano anche alla Lidl e lo voglio, fa tutta una schiumina frescettosa, profumosa, ho detto lo voglio. Poi detergente WC, ho preso il V5 V-Gel con candeggina, scusate, ultra forte fragranza alpino, cioè io praticamente ho la fissa della candeggina, se mi seguite da tempo lo sapete, tutto quello che ha la candeggina per me pulisce, quindi se io leggo candeggina felice. Poi ho preso il V5 Nature e il detergente bagno eco, ho visto che stanno appunto facendo questa linea presumo più green per l'ambiente eccetera, mancava praticamente tutto di detersivi, cioè la linea di Lidl che è immensa e piena di cose, c'era nulla, praticamente potevo prendere questo e questo, quindi ho preso questo, va bene, lo proviamo. Poi cocco e riso, le mie bevande vegetali preferite della vita, super buone ragazzi, vi dico una roba, il come si dice, il prodotto di Foodspring, adesso vi faccio vedere una cosa vitale, colazioni buone e come prepararle. Allora, questo robo qua denominato il puffo, perché praticamente è azzurrino, perché ha l'alga spirulina, è una, un preparato a base di pappa d'avena con cui faccio la colazione, l'ho finito, lo devo riordinare, è strabuono ed è a base di spirulina e cocco, coccosità estrema. Metto un pochino di questi, poi metto uno scoop, un dosatore diciamo di, sono andata in faccia, di proteine al cocco, cocco crisp, che esaltano ancora di più la coccosità. Poi ci metto le coconut chips, che le ho finite ma le ho ricevute di nuovo, quindi ho un pacchetto nuovo, che sono praticamente scaglie di cocco disidratato. E poi faccio praticamente, siccome va la pappa d'avena va attivata, fatta diciamo con l'acqua, ma io ci metto cocco e riso. Voi dovete provare questa abbinata, cioè se voi provate questa abbinata mi dite Silvia, mio Dio. In aggiunta io ci metto un po' di frutta secca, noci, noccioline, frutta secca disidratata come l'uvetta eccetera, e poi voi mi dite se non è spaventosa. Se riesco vi metto qua la foto di quello che ho fatto l'ultima volta che l'ho mangiato, l'ho fotografato perché è talmente bello che tutte le volte mi viene da fotografarlo,
e basta. Quindi questo era proprio un consiglio per la colazione, è strabuono, c'è questo profumo di cocco mega buono. Vi lascio ovviamente i riferimenti di questi in info box, perché come sapete collaboro con Foodspring da secoli, per cui se volete fare un acquisto avete il codice sconto che è Saidori minuscolo YT maiuscolo, ma ve lo lascio qua, ve lo lascio in info box, che vi dà il 15% di sconto. Quindi mia colazione prefe della vita del momento, della vita del momento, è molto un ossimoro, però ecco, in questo momento della vita sono fissata con quello. Altro cocco e riso, perché appunto ci faccio colazione, lo metto anche nel caffè, cioè oltre a farmi la pappa d'avena faccio anche il tazzone di caffè con, cioè di latte, cocco e riso con il caffè, buonissimo. Ho preso un po' di scatolette varie, perché d'estate io, lo sapete, lo dico tutti gli anni, basta cucinare, cioè solo l'idea di accendere il fornello mi manda fuori di testa. Quindi anche se magari voglio fare, che so, la carne o l'orzo eccetera con l'insalata, come sapete che faccio sempre, non tutti i giorni riesco perché c'è troppo caldo e quindi preferisco magari avere delle cose pronte, per cui mentre il resto dell'anno affettati e scatolame sono proprio un po' un'eccezione, devo dire che durante il mese di fine giugno e inizio agosto, che poi me ne vado in vacanza e tutto cambia, perché magari mangio anche di più fuori, in ristorante eccetera, devo dire che ne faccio più uso. Per cui ho preso, e ne vedrete altre di cose, sia insaccati che scatolette così, però ribadisco, non è la mia dieta di 365 giorni l'anno, assolutamente. D'inverno praticamente il consumo di queste cose scende a zero, ma anche in primavera e anche in autunno. Quando c'è caldo mi attacco alla scatoletta, per non... la casa è piccola, diventa un forno se accendo i fornelli, certi giorni non gliela fo. Filetti di sgombro grigliati al naturale, quindi questi mi piacciono molto, ne ho preso due. Secondo sacchetto ho preso il mio solito caffè, mi piace tanto questo caffè, quello che ha il disegnino di questo aggeggio qua, mi trovo bene, lo riprendo. Poi ho preso, appunto, sempre per le mie insalatone, che in questo periodo abbondano, cipolline, sapete che amo, amo le cipolline. Poi tonno, appunto torniamo al discorso di qui sopra, tonno al naturale, lo aggiungo appunto alle insalate, lo prendo al naturale perché sennò gioco tutti i grassi della giornata con quello all'olio d'oliva, mentre così lo metto nell'insalata e poi aggiungo il mio filo d'olio d'oliva dalla bottiglia, appunto, e quindi anche perché è più buono e non è così tanto intriso d'olio. Poi pomodori secchi, che sono una passione, una dipendenza direi, carciofi a spicchi grigliati, non li avevo mai provati, però per esempio anche se faccio molti giorni, che so, una pagnottina, oggi per esempio mi sono presa la pagnottina per pranzo, del prosciutto cotto, mi piace mettere magari un contorno di questi qua, anche perché magari il cotto è magro, quindi comunque questi li sgocciolo bene, un contorno così pronto, veloce, io adoro i sottoli, sto cercando scuse, li adoro. Pesto alla genovese, perché ci faccio sempre sempre la pasta simil alla carlofortina, o l'orzo, pomodori dadolata di pomodori, tonno, pesto. Genovesi, lo so, state, siete lì che dite oh mio Dio, però controllate, perché è una ricetta che esiste a Carloforte, che è un'isola della Sardegna, del sud della Sardegna, che, dove gli abitanti si considerano assolutamente genovesi perché fu colonizzata da un flotta di pescatori genovesi, e quindi da allora in poi gli abitanti si considerano genovesi. La pasta alla carlofortina si fa col tonno, ovviamente fresco, strabuono, uno dei migliori al mondo, dadolata di pomodori e pesto alla genovese, ovviamente non così fatto a mano, diciamo, però io la aggiusto in questo modo. Pelati, che ho preso tipo 3 o 4 barattoli, ma adesso qua me ne trovo solo uno, poi salteranno fuori. La candeggina, senza la quale ovviamente io non so vivere, candeggina sempre. Formaggio skyr, che è uno dei pochi formaggi che prendo perché è veramente magro rispetto ai formaggi classici spalmabili. Se voi controllate, i formaggi hanno tra i 20, 19, 20, 25, 27 grammi di grassi per 100 grammi, mentre quello della skyr ne ha 9. Quindi direi che siamo ad un terzo più o meno dei grassi. Il dentifricio,
E poi ho preso una bottiglia di prosecco di Valdobbiadene, ho preso il migliore, diciamo, che poteva esserci alla Lidl. Speriamo che sia buono, lo vorrei portare magari se devo andare a qualche cena o insomma lo devo portare, non volevo andare di nuovo, cioè non volevo uscire e andare ad un altro market solo per la bottiglia di prosecco. Se voi siete delle bevitrici, fatemi sapere se questo l'avete provato e se è decente, spero di sì. Non costava poco, cioè non ho preso quello che costava poco, credo che costi sui 7 euro al litro. Però magari è una cagata, non lo so, non me ne intendo, quindi mi affido a chi ne sa più di me. Spero che sia buono questo qua. Poi vi farò sapere. Terzo sacchetto, ho preso i crackers. Allora, io non amo prendere i crackers, però ragazzi, siccome mi trovo spesso senza un minimo di pane... Oddio, no! Ho dimenticato i miei triangolini di quinoa e quelli croccantini e mais... Tornerò, non posso stare senza quelli. Vabbè, comunque, anche se me li mangio tutti insieme, cracker, perché così durano. Ho dei pacchetti, perché mi ritrovo sempre a mangiare l'insalata e non avere nulla con cui mangiarla, di accompagnamento di pane. Poi piselli, che devo subito mettere in fresco perché la catena del freddo, se no ciao. Poi yogurt greco, ne ho preso due, eccoli qua. Lo sapete, insomma, lo mangio molto volentieri come spuntino, come colazione, anche se siccome è molto gnocco, duro, corposo, lo sapete, molti mi hanno detto non riesco a mangiarlo per quello, ragazzi, diluitelo con l'acqua. Uno shaker, due cucchiai di yogurt, un cucchiaio d'acqua, shakeratevi, viene uno yogurt cremosino dove potete mettere i vostri fiocchi di farro, tutto quello che volete, ed è molto più, diciamo, mangiabile con le noci, la frutta secca, i fiocchi, non diventa un pallottolone corposo. Fate come faccio io. Bene, quarto sacchetto, passata di pomodoro, tonno al naturale però filetti, perché così con questo, insomma, questo è più da... ci faccio più i sughi, oppure se ci voglio fare l'hummus di ceci lo devo frullare. Questi sono proprio quei bei filetti, insomma, per fare un'insalata un po' più degna. Passata rustica. Cosa sono questi? Funghetti. Funghetti, altri pelati. Concentrato di pomodoro. Lo sapete che quando faccio tipo i sughi ne aggiungo un pochino, anche quando metto il pomodoro fresco, se sono troppo sbiaditi i pomodori, cosa che a Milano succede sempre, ci metto uno zic di pasta di concentrato per farlo un po' più rossiccio. Ho voluto provare la leggera di pollo di Montana, sempre per fare appunto delle insalate, è all'1% di grassi, quindi come valori c'è. Certo, non è che uno dice oh mio Dio, cioè, che figata mangiare le scatolette, però d'estate, ripeto, con l'insalatona ci può andare. Pesche e noci, io non mangio praticamente, meno male che non c'era niente di vetro, non mangio frutta se non d'estate, non mi piace e amo solo la frutta estiva, quindi pesche e noci, patatine, novelle si chiamano, quelle piccoline da fare al forno, le faccio addirittura intere, altri pelati, sono tre, limoni che uso in ogni dove d'estate, anche spremuti nell'acqua fresca perché mi dissetano, e siamo a quattro sacchetti, andiamo al quinto. Zucchine grigliate, devo subito andare in freezer, quark magro, gli unici formaggi che uso, questo praticamente ragazze è veramente zero grassi, 0,2, quindi questo va benissimo, la mattina lo metto, faccio i toast, non ero a fuoco, dicevo, la mattina faccio i toast con l'affettato di pollo, di tacchino, comunque il cotto, e ci metto un po' di formaggio. Poi broccoli, nella dieta fit broccoli sempre, devo andare subito in frigo, questo è il pranzo di oggi, carciofi grigliati, poi mangerò la pagnottina e il cotto. Cotto intero che taglio a cubetti e surgelo e lo uso per le insalatone. Stessa cosa faccio con l'arrosto di petto di tacchino, lo taglio a cubetti e lo surgelo. Un altro formaggio quark, questo mi piace anche con le cose dolci, però ho dimenticato di prendere la marmellata. Allora, aspettate, bisogna essere onesti, ho dimenticato le uova, mamma mia, marmellata, uova... triangolini,
palle. Poi formaggio, anche questo va bene, addirittura meno grasso del quark, no, del dello skyr. Formaggio spalmabile con forma crema, spalmabile con formaggio light è 8 questa di grassi, mentre lo skyr è 9, però siamo lì insomma. Albume, volevo farci le frittatine mettendo l'uovo più l'albume, ma ho dimenticato le uova, ne devo tornare per le uova, va bene. Andiamo col sesto sacchetto, verdura e altra frutta, roba del genere, peperoncini, dolci però, che profumo, non vedo l'ora di mangiarli. Ciliegie, ho preso tipo mezzo chilo, perché io se prendo le ciliegie tipo un chilo, ne mangio un chilo tutte una via l'altra. Ragazzi, ho trovato questi mini cetriolini. Io adoro, perché quando praticamente metto il cetriolo nell'insalata, poi quello che mi rimane diventa un po' molliccio, e il cetriolo molliccio nell'insalata fa schifo. E quindi finisco sempre per gettare via, o comunque mangiare non volentieri l'altra metà. Questo invece lo metto tutto. Guardate, sono tutti così piccolini, non li avevo mai visti. Molto bene. Poi una rete di pomodori. La pagnotta che mi mangerò oggi a pranzo. Orzo, quello che cuoce in 10 minuti, che l'altra volta mi aveva detto ragazzo che non arrivava più, quindi ne ho preso due confezioni perché è il mio cereale preferito estivo per fare l'insalatone. Pomodoro lungo, tipo perino, insalataro perino, non so come lo chiamino, oblungo. Io vivo di pomodori, quindi sempre pomodori. Vado a mettere questo in freezer. Settimo sacchetto, pane di vari tipi, panetti croccanti. Questi qua con 12% di olio extravergine d'oliva italiano, molto buoni questi. Bruschette al rosmarino. Di questi, ragazzi, cerco di mangiarne poco perché sono grassi, cioè hanno i grassi belli elevati, però magari un'insalata con una manciata di questi, cioè se vuoi fa. Frutta secca, proprio per le mie colazioni, soprattutto con lo yogurt e con la pappa d'avena. Ho preso il misto frutta secca, questa qua, e il mix di frutta, quella, questa è frutta secca, tipo noci, nocciole, questa è tipo, insomma, l'uvetta, quella morbida, insomma, non mi viene il nome. Questa è frutta guscio, ecco, credo si dica così. Questi due, buonissimi. Poi il pan bauletto di grano duro, perché la mattina, oltre alle colazioni che vi ho detto, quindi quella con lo yogurt greco, frutta secca, frutta a pezzi, le pesche, eccetera, pappa d'avena al cocco, faccio i toast con un po' di formaggio e il cotto, e li scaldo, buoni. Poi un po' di pasta che mi mancava, ho preso tutta quella di Gragnano IGP, le mezze penne, le linguine, e per finire gli spaghetti di grano italiano trafilati al bronzo, questi tre, no, per finire i fusilli, sempre di Gragnano IGP, trovo che sia molto buona questa pasta. Per terminare con roba di pane eccetera, ho preso i tarallini che sono molto buoni, un po' così da anche aperitive, con le cipolline, i pomodori secchi, il prosecco, molto buoni. Ho perso il conto dei sacchetti, forse ottavo? Forse? Non lo so. Comunque c'era lo speciale grigliata, c'era il filetto di petto di pollo a fette, che di regola costa ben di più del petto di pollo intero, infatti costerebbe 9,98 mentre i filetti di pollo costano 7 euro e rotti, no, il petto di pollo costa 7 euro e rotti, ma probabilmente avevano delle scadenze magari ravvicinate, io tanto adesso le vado a mettere in freezer, quindi no problem, e li ho pagati soltanto 6,49, quindi a prezzo più basso che non i petti interi, quindi ne ho preso un po'. Ho preso anche delle fettine scelte di equino. Poi degli hamburger di tacchino, adesso vado a porzionare tutto, la mia solita carne magra macinata di bovino, e poi appunto quattro in tutto di filetti di pollo a fette, quelli in offerta. La scottona, che ormai è una dipendenza, la mangio cruda, condita con olio, sale e pepe, buonissima. E per terminare la mia scorta di affettati, tanto durano un po', hanno scadenze abbastanza lunghe, colazione o comunque quando
c'è un caldo così potente che io non ho voglia assolutamente di accendere i fornelli. Quindi ho preso il prosciutto cotto per i toast, che sono divisi praticamente così, e adoro che siano divisi perché il prosciutto cotto secondo me prende subito una puzza da frigo che odio. Petto di pollo cotto al forno e mortadella di pollo. Tutto praticamente abbastanza basso di grassi, che non volevo esagerare. E queste quanto? Sono 150, non è vero? C'è anche il basilico. Ho preso anche il basilico. Bene, questo è tutto, questo è quanto la mia spesa. Vediamo quanto durerà. In pratica non facevo spesa vera, di persona, grossa, tranne quella appunto che ho fatto durante il Covid, che avevo speso 70 euro, me lo ricordo, da un mese, perché oggi è 26 e io mi sono positivizzata il 27 di giugno, di maggio, come vola il tempo. Ormai sono un po' sfasata, non mi ricordo neanche bene i tempi. Comunque sì, era il 27 di maggio, quindi è passato praticamente un mese e io non avevo ancora fatto uno spesone corposo. Basta, questo quindi è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito il video, spero di avervi dato qualche spunto. Datemi tutti i vostri consigli di ricette, di spese, idee, quello che volete. Commentate e mi fa super piacere. E basta, quindi se il video vi è piaciuto ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate like al video, ci vediamo domani con un nuovo contenuto, vi mando un bacio, buona domenica, ciao!